L'han benedetto Germania, Rheinland Pfalz questa volta, Rheinland Pfalz, non Baden-Württemberg. Vi rispiego, amministratori italiani, sindaci, vice sindaci, amministratori, politici, come riparano le buche in Germania. Come riparano le buche in Germania? Non vengono... Allora, apro una parentesi. In Germania le buche ci sono, arrivano le buche. Perché ogni tanto mi è capitato un pitico che mi diceva, no, ma anche qui ci sono le buche. Certo, arrivano le buche. Cioè, non è che mi fai vedere dopo che nevica, piove, diluvia, che ci sono le buche in Germania. In Germania le buche ci sono, ma le riparano anche. Le riparano, ok? Quindi non mi far vedere una strada dove anche qui ci sono le buche. Certo, ci sono le buche. Vi faccio vedere come riparano le buche in Germania. E allora, come riparano le buche in Germania? Le riparano anche abbastanza velocemente, non è che passano anni prima che le rovo. Allora, praticamente loro arrivano, qui c'era una situazione di buca, tagliano fuori bene il pezzo, ve lo rifaccio vedere per l'ennesima volta, tagliano fuori il pezzo, poi arrivano, lo tagliano bene al quadrato, mettono il nuovo asfalto, ci sono dei macchinari che lo levigano in modo tale che poi questo sia a livello dell'altro, ok? Che praticamente ci passi sopra. E poi con il catrame liquido riempiono la frattura in modo tale che non si rompa. Queste cose ve le ho fatte vedere da anni, e nonostante quello, vieni di qua, amico mio, che passa la macchina, nonostante quello io continuo a vedere gente che arriva con l'asfalto a freddo, arrivano, buttano giù sta roba, poi prendono la pala, pim 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 pim. Il giorno dopo c'è ancora la buca. Se tu arrivi con l'asfalto a freddo, il giorno dopo c'è ancora la buca. Vi faccio vedere un'altra riparazione. Mi sono spostato. Questa è un'altra riparazione, si vede bene, fallo vedere bene lontano. Anche qui stessa cosa, ci sarà stata la buca. Poi sono venuti, hanno tagliato fuori tutto bene, quadrato, vedete? Lì hanno tagliato. Sono venuti, hanno messo l'asfalto, lo hanno levigato, lo hanno lisciato e poi con il catrame liquido praticamente hanno sistemato. Quando tu fai così, passi sopra con la levigazione che hanno fatto, con la macchina non senti neanche la minima differenza. Allora, perché è importante fare le riparazioni così fatte bene e riparare le buche e non lasciare gli avvallamenti e compagnia varia? Uno, perché prima di tutto la gente che ha le auto demolisce i cerchioni, poi perché demolisci le ruote, perché rischi anche di spaccare. C'è gente che ogni tanto mi scrive incazzata nera per le buche, che ha spaccato la gomma, il cerchione, eccetera, eccetera. Ma poi soprattutto una cosa importante sul discorso delle buche, perché le buche, uno che va in bicicletta, uno che va in moto, uno che va in macchina, allora, può perdere controllo. Quindi ti trovi una situazione in cui non è riparata bene, oppure ti trovi la buca lasciata lì, cadi, ti spacchi una gamba, ti fai male, puoi andare contro il muro, può succedere tanti. Noi purtroppo in Italia abbiamo tante situazioni dovute a delle situazioni di strade non riparate, con delle situazioni che non vanno bene, ok? Abbiamo delle situazioni, per l'amor di Dio, che sono migliorate, che le hanno sistemate, ma purtroppo abbiamo anche tante situazioni che non vanno bene. Quel famoso cavalcavia che sta lì in provincia di Milano, che ve l'ho fatto vedere una volta, c'è la cartina geografica, è piena di buche, contro buche. Lì se passi via, sei un attimo disattento, cadi. E quindi è molto importante fare questo tipo di riparazioni, perché se noi lasciamo tutta una situazione di buche fatte male, praticamente la gente si può fare male o perdere la vita, ok? Perché in Italia noi abbiamo tantissime persone che perdono la vita sulla strada, ma tantissime anche che rimangono ferite, che magari rimangono paralizzate, che rimangono in coma vegetativo e compagnia varia. Invito i signori politici italiani, ok? Italia, specifichiamo, l'Italia è un paese bellissimo, meraviglioso, nessuno sta dicendo niente contro l'Italia, ci sono delle belle montagne, dei bei monti, l'arte, la roba, ma è amministrata non molto bene. Quindi, signori amministratori, politici, compagnia varia, che amministrano questa nazione,
direi, sindaci, compagnia, copiate, ci sono i macchinari, li vendono per fare queste situazioni, vendono i macchinari per passare sopra la strada, sentire la frattura e riempirla con l'asfalto a liquido. Queste cose le fanno in Svizzera, in Slovenia, in Francia, in Germania, in Spagna. Cioè, non aspettano che la strada si demolisce, ma con questo che riempie praticamente le fratture, eviti la rottura. Ci sono macchinari anche di produzione tedesca, ci sono macchinari che servono per fare queste cose qui, per fare i tombini meglio, per fare le strade meglio. Copiate, non è che io vi vengo tanto a dire no, copiate, semplicemente copiate, perché il ciclista, il motociclista, l'autista di auto ha diritto a viaggiare in sicurezza. Vi dico solo, copiate dai tedeschi. I tedeschi lo fanno meglio, sì, lo fanno meglio generalmente. Anche qui ci sono delle strade, delle situazioni che non sono perfette. Sì, anche qui ci sono delle situazioni che non sono perfette. Ogni tanto, ma fondamentalmente i tombini sono fatti bene, le riparazioni sono fatte bene. Cerchiamo anche a noi di copiare. Vi dico solo questo, cercate semplicemente di copiare. Certo che poi se la gente va a votare e vota sempre i soliti che non fanno mai nulla, allora è inutile lamentarsi.